Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Confettimaxtris.it. Centinaia e centinaia di provini, 32 sono rimasti e inseguono il sogno di avere la loro occasione. Benvenuti alla prima puntata di Dammi un'occasione! Ed eccoli i magnifici 5 che sceglieranno i 10 che continueranno questa avventura. Con Marco Calone, Nancy Coppola, Stefania Lai, Giusy Attanasio, Enrico Femiano, e poi c'ho il mio amico di sempre, Fabio Brescia, speaker radiofonico. Andiamo preci dall'ultima scena, se stiamo mano in mano, senza tenere coraggio ci guardiamo. Fammi quello che vuoi, indifferentemente, tanto saccio che so, per te non so più niente, ma dammi stu veleno, non aspettarti mai. Indifferentemente, se tu m'accidi, non te ricamiere. Ed eccoci, carburiamo e partiamo con la nostra mattinata. Ci prendiamo un bel caffè, caffè passa l'acqua. Se telefonate allo 081-869-4735 vi arriva questa bella macchinetta del caffè offerta da Union Group, arancio, rossa, verde, azzurro come il Napoli, insieme alle cialde caffè passa l'acqua, che è il più buon caffè che esiste in commercio, caro Giovanni, il nostro Giovanni Amura. Lo so bene. Lo sai bene, sì. Quindi lo usi anche tu a casa tua. Sì. Benissimo, non avevamo dubbi, grazie per essere qui. Grazie. E beh, se lo guardate vi accorgerete che ha accompagnato le nostre domeniche per tanto tempo nel ruolo di Stefano Carracci in L'amica geniale. Esatto. Che insomma è l'ultimo lavoro, ma tu hai un percorso... Sì, da quando sono bambino effettivamente, esatto. studio teatro e cinema da quando avevo tipo 13-14 anni. Quando voi dite la parolina magica studio, a me viene sempre da ricordare l'importanza della formazione e dello studio. Assolutamente, tutti i miei insegnanti mi hanno sempre detto si può avere un talento, si può avere un talento grezzo, ma senza lo studio non arrivi da nessuna parte effettivamente. C'è studio nel teatro, nel cinema, come c'è nella musica, come c'è in tutte le altre arti e in tutti i lavori. Assolutamente sì, qual è l'insegnante che porti nel cuore? Guarda, io ho iniziato a 14-15 anni alla Ribalta a Castellammare con Riccardo De Luca, che era un regista teatrale che ha lavorato anche con Lina Wertmüller, quindi ci insegnò moltissimo. Certo, perché uso il termine brutto, sfornato, ha sfornato veramente tanti talenti. Tanti talenti, sì, no, sì. E poi uno tra gli ultimi che adesso sta facendo tantissime cose belle, Antonio Milo, per esempio, che fa il commissario Ricciardi, fa il brigadiere Maione, e non solo, ormai lui fa un po' tutto, e lui è stato un insegnante veramente fondamentale per me. Senti, tornando all'amica geniale, io credo che sia sicuramente il lavoro, la fiction che ti ha dato una popolarità importante, no? Sì, la popolarità appunto è quella che è derivata da questo lavoro bellissimo che abbiamo avuto la fortuna di fare, io e tutti gli altri ragazzi del cast, certo. Perché hanno voluto appunto prendere i romanzi della Ferrante, che hanno avuto un successo stratosferico in tutto il mondo, e ne hanno voluto fare questa serie, Saverio Costanzo alla regia, quindi è stato un lavoro ben fatto e ci ha anche permesso di lavorare bene su tutti i personaggi che ha scritto la Ferrante. Ma l'odore di successo c'era dall'inizio o un po' insomma che...
Guarda, proviamo. In realtà paura di quello che poteva accadere, perché essendo i romanzi così famosi, quando prendi una cosa tanto popolare e amata dal pubblico e ne fai una trasposizione cinematografica, c'è sempre un po' di paura in quello che fai. Anch'io avevo paura quando seppi, certo, che dovevano fare la serie, dissi, speriamo che la danno a qualcuno insomma di competente. Poi quando seppi chi c'era dietro, Saverio Costanzo e tutto il suo entourage insomma di artisti che sono veramente grandiosi, dietro la macchina da presa, le luci, il suono eccetera, dissi ok, ne faranno una cosa bella, speriamo prenderanno attori bravi. E ci hanno messo un anno e mezzo per fare quel cast che poi alla fine è risultato. Stato veramente spettacolare. Quindi avevamo paura che non riuscisse bene, invece è riuscito molto bene. Senti, ed era una delle, stata tra le prime esperienze in cui, no, tu ti ritrovavi anche a girare delle scene abbastanza particolari. Sì, devo dire sì, la prima esperienza lavorativa, perché poi studiando magari, certo, uno studiando delle scene particolari, appunto, se non le avessi studiate già nei miei anni precedenti sarebbe stato difficile entrare in quel personaggio. Grazie ai miei studi ho potuto appunto capire come far rivivere questo personaggio, che comunque era molto ambiguo. C'è chi lo chiama il cattivo, c'è chi lo chiama invece no, era la cattiva, c'è chi dice invece che era un uomo del suo tempo, e quello era effettivamente un uomo del suo tempo, che aveva il dovere di fare determinate cose, altrimenti non eri un uomo, altrimenti non ti sapevi tenere la femmina, altrimenti cose ovviamente di altri tempi, al giorno ma che purtroppo prima esistevano. Qualche titolo, Rosi Abate, La Squadra, sì. Però poi leggo anche Made in Sud. Sì, ho avuto questa esperienza, sì, con due amici, insomma, una decina d'anni fa, facevamo questo trio e provammo l'esperienza del cabaret, che in realtà era l'unica cosa che effettivamente mi mancava nello studio recitativo, perché comunque avevo fatto teatro, ho studiato anche doppiaggio, ho lavorato nel doppiaggio, ho fatto comunque un po' di televisione, un po', che poi La Mega Geniale è più cinema televisivo. Assolutamente sì. E mi mancava un po' il cabaret, che è quello che comunque ti dà un attimo un po' di slancio anche verso il pubblico, cioè proprio ti fa parlare. Parlare direttamente con le persone che hai sotto di te, insomma sotto al palco, e abbiamo avuto questa bellissima esperienza che è durata 4 anni, abbiamo fatto anche qualche diretta, eravamo sempre messi un po' in fondo alla scaletta, devo dire la verità, però poi insomma è durata quello che è durata, mi ha dato tanto e poi abbiamo lasciato, diciamo. E ognuno penso abbia preso una strada. Sì, ognuno ha preso la sua diversa. Strada. E adesso c'è qualche progetto, qualche... Guarda, adesso in realtà ho girato una piccola cosa per la Rai, che non so quando andrà in onda, in effetti è una serie poliziesca, ma faccio un piccolo ruolo. Poi amo tanto la regia e ho fatto un cortometraggio. Che è in giro per vari concorsi. In giro per i festival, sta riscuotendo tanto successo, ho fatto l'aiuto regia, il primo aiuto regia di Edoardo Castaldo, che poi è il fotografo ufficiale di queste foto qui dell'Amica Geniale, bene, il suo bene. Primo corto, e poi insieme a Rossella Rivoli, diciamo che è una mia compagna artistica sia nella vita che invece artistica, facciamo un sodalizio artistico ormai da anni, dal teatro di 10 anni fa, lavoriamo come speaker pubblicitari, collaboriamo un po' con Radio Marte nella mattina, con Ciao Brutti, di Teddy e Mastandrea. Radiofonico, tu, insomma, sì, lavoriamo poliedrico. Anche un po' nel doppiaggio. E quindi i progetti, diciamo, sono questi. Adesso c'è la regia, c'è tanto, insomma, su cui mettere le mani, quindi piano. Com'è, Giovanni, prendere per mano, no? Assaporare il sogno, perché voglio dire, credo che tu abbia sempre, e nel frattempo ti preparo il caffè, sì. Penso che tu abbia sempre sognato di fare quello che guarda, fai. Sì, Ciro, in realtà quando lo studi da bambino non sai che effettivamente può diventare proprio un lavoro, cioè lo studi perché è una passione, poi come tutte le arti, diciamo che si sa che può diventare un lavoro, ma c'è anche chi ti deve dare l'opportunità di fare questo lavoro. Sì, nel frattempo mi devono sistemare la macchinetta, perché certo, oggi certo. Sono così, non mi hanno messo la spina. Non ti preoccupare, e capita anche questo. Tanto è buono. Quindi, sempre che ci prendiamo tempo. Assolutamente, adesso lo facciamo riscaldare un po'. Ascoltami, hai però una maglietta importante. Sì. Napoli Ritrovata. Napoli Ritrovata è un brand che da poco, diciamo, ho abbracciato questa, la filosofia di questo brand, che non è un brand di moda o d'abbigliamento, ma è il brand di un progetto di questi due ragazzi bravissimi che vogliono praticamente portare di nuovo alla luce la cultura partenopea napoletana antica, che si è un po' persa, che diciamo fa parte della nostra cultura ma non del nostro quotidiano. E quindi come fa a riportarlo un po' tra la gente? Attraverso prodotti di uso quotidiano, quindi magari una t-shirt, magari delle tazze, delle bag per la spesa. E ci sono varie linee, no? C'è la linea magari della smorfia napoletana, che fa vedere
i numeri, a qual è il significato di ogni numero, oppure i detti antichi napoletani. Bello. Che sono quelli là che si portano in tutto il mondo. C'è una nuova linea bellissima che canta Napoli, che può interessare a voi. Le magliette canta Napoli le facciamo. È uscita il 2 novembre appunto con la canzone classica napoletana legata a persone che hanno portato Napoli nel mondo. Per esempio, ti dico solo questa cosa, l'ultima cosa che hanno fatto i ragazzi, perché io sono un ambasciatore di questo brand, non sono il testimonial. Il testimonial, esatto, perché un giorno nella Feltrinelli, Giorgio Lai, il ragazzo comunque che ha questo brand insieme al suo socio Pasquale Martinelli, mi ha fermato per farmi complimenti, era geniale, e mi ha parlato di questo progetto. E l'ho abbracciato perché è davvero interessante e non è il classico brand di moda che ha la cosa napoletana scritta sopra, non è un souvenir di Napoli, ma è proprio per far capire alle persone di oggi che abbiamo una cultura alle spalle talmente grande che è impossibile da ignorare. E quindi portarla addosso, tenerla in casa, ti ricorda qualcosa, ti fa sempre... E anche io proprio... Caffè. Vai, vai. Anche nell'amica geniale avete sempre insomma un po' portato, assolutamente, no? Il modo di parlare, no? Abbiamo fatto uno studio sulla lingua con un linguista che si chiama Giovanni Maddaloni, che saluto se ci guarda. C'era qualcosa che non conoscevi? Assolutamente sì, io tra l'altro non sono cresciuto a Napoli, ok? Cioè sono cresciuto tra Torre Annunziata, Castellammare, quindi che è diverso effettivamente. Il dialetto è proprio diverso e c'è una scena che mi ricordo tantissimo, che io dovevo dire c'erano delle scarpe da vendere, mm-hmm. e dovevo dire vicino a Elena, la protagonista, Lenù, tutta la Cattarris. Ed è una cosa che io là per là dissi, cavolo, però è anche bello, ti riempiva la bocca tutta la Cattarris. Della Cattarris. Troppo bello, capito? È una poesia che... Però sai, tu che sei di quelle parti, Torre, a parte il dialetto napoletano, che ormai è una lingua, sì, anzi, una lingua mi correggo, non è dialetto, sarebbe bello sposare un progetto che racconti anche il dialetto di Torre. Il dialetto di Torre è fantastico. Sono in realtà un po' tutti i dialetti della provincia sono lingue a sé, che hanno come, diciamo, derivano dal napoletano, ma poi si sono... Il tram a muro piuttosto che insomma lo scendiletto, e lo scendiletto forse. Bello, bello, bello. Proviamo sto caffè. Dai, proviamolo. Che poi so... Passa l'acqua. Buono? Buonissimo. Mamma Senti. Mia, anche amaro. Buono, buono. E il sogno? Il sogno di Giovanni? Il sogno è quello di continuare, c'è sempre spazio, Ciro. No, di sì, assolutamente, ma è quello di continuare a fare questo mestiere, perché non è facile farlo. Puoi capirmi tu, possono capirmi loro, cioè, se non c'è qualcuno che ti dà l'opportunità di poterlo fare bene, o lo fai male o lo fai poco. Quindi il sogno è quello di continuare a fare questo, di poter anche magari vivere di questo, oppure di poter portare qualcosa di mio sullo schermo, perché a me piace molto scrivere, quindi chissà. E poi mantenere secondo me anche una certa linea, no? Io credo che quando poi si proviene da un successo come quello che hai vissuto tu, è anche facile avere proposte non tanto in linea con quello che magari tu sei, sì. E però poi ti scatta, ma che faccio? Lo faccio? Se poi dopo il mio no può... Ci sono tanti meccanismi. Ci sono tanti meccanismi, no? sì. Questo è uno di quelli che io ti dico la verità. Io se un progetto è valido lo abbraccio, mm-hmm. farei di tutto, anche se è una cosa... Vedi, per esempio, questo cortometraggio è stato il primo corto, l'opera prima di Edoardo Castaldo, ma la storia era bellissima, non c'era una grande produzione dietro, non c'era chissà che, però l'abbiamo fatto perché ci credevamo. Basta lavorare in quello che credi, secondo me, in quello che credi sia bello fare. Che cosa racconta questo corto? Questo corto racconta praticamente di un uomo solo, arrivato alla cinquantina, un uomo molto solo che sta anche perdendo l'udito di un orecchio, e lui di lavoro fa l'accordatore di pianoforti, che è anche un lavoro ormai quasi in via di estinzione, cioè nel senso non lo chiamano nemmeno più. Quindi scopre queste cose e diciamo arriva una depressione un po' profonda per lui, ma l'incontro a un certo punto sul molo a Napoli con una misteriosa bambina, che non si sa se vede lui o se esiste davvero, gli cambierà totalmente la vita, effettivamente. Quindi quest'uomo solo non sarà più solo, poi si capirà perché. Io sono molto incuriosito dai cortometraggi, anche dai vari festival che soprattutto in estate noi vediamo. Sì. E sarebbe interessante portare anche in TV. Assolutamente. Cortometraggi, che è una cosa che stiamo studiando insieme a Gianfranco e cerchiamo di portare a termine quest'idea, nel senso che tanti festival, tanti premi, tanti corti che però poi un po', consentimi, si possono perdere. Allora sembra che poi la messa in onda possa in un certo senso incorniciare.
un qualcosa. Sarebbe chissà bellissimo. Che siamo anche insieme a TV. Il corto si chiama Gioia, uh-huh. E adesso per esempio a Accordi e Disaccordi Festival abbiamo vinto per il miglior montaggio, a Pistoia il premio del pubblico, al Napoli Film Festival il miglior attore protagonista, che tra l'altro è Antonio Buonanno, il papà di Lila nella serie. C'è anche Anna Rita Vitolo, che è la mamma di Elena nella serie, quindi sono due attori straordinari. E quindi, insomma, è stata una serie che ha intrecciato un po' di persone. Esatto, ci ha fatto conoscere, veramente c'è un cast napoletano che comunque non si era quasi mai visto, cioè eravamo tutti nuovi effettivamente, ci ha fatto conoscere, sono comunque partiti dei soliti. Sarebbe interessante un progetto che vi coinvolga un po'. Magari noi lo sogniamo, noi lo sogniamo, infatti sì. Perché è stato un cast geniale, per caso di dire. E tra le altre cose so che, insomma, nelle prossime serie ormai siete cresciuti tutti, quindi... Sì, non saremo più noi. Lo guarderete? Che effetto vi fa? No, assolutamente sì, lo guardiamo, voglio sapere anche chi mi fa a me. Come ancora si dice? Non si sa. Ieri ho letto dei nomi, di Lila. Ieri ho letto è di uscito Lila. Che Lila è... No, in realtà lo davano ancora a punto interrogativo. Okay. No, non era chi immaginavo fosse in realtà, non così conosciuta come si era detto all'inizio. Vediamo, chissà. Ma potrebbe essere anche una bellissima cosa, non conosciuta. Come no? Perché comunque quello che poi la fa, possiamo dirlo, Irene Maiorino. Irene, allora sì, è lei. È una bravissima attrice. Altro che. Ed era anche quella che secondo me ci stava proprio molto, anche fisicamente, sul personaggio, sì, quindi è stata una bella scelta. Bene, non vediamo l'ora, veramente. Io ti ringrazio per essere qui, per essere stato qui con me. Napoli ritrovata. C'è una pagina social? Assolutamente, dove... un sito internet www.napoliritrovata.it, dove c'è tutto il brand, tutte le collezioni, anche quest'ultima delle Canta Napoli. C'è una bellissima maglietta, è uscita adesso, era di maggio. Bella, legata anche a Gigi Proietti, che ti dicevo prima, non l'ho detto, è legata ai personaggi comunque famosi che hanno portato anche Napoli nel mondo. Gigi Proietti è stato un grande amico di Napoli. Assolutamente. Il 2 novembre, al suo compleanno, al compleanno di Gigi Proietti, è uscita questa Era di Maggio, che era la sua canzone preferita, napoletana classica. Bello, in bocca al lupo. Tra le altre cose, sono cose che arrivano da giovani come noi. Esatto, assolutamente. Quindi sì, devono andare avanti. Bravo. Giovani, io non sono poi così tanto, ho 37 anni. Tutti giovani. Secondo me fino a 40, 50, pure 60. Beh, oggi tutti sì. Giovani. Se proprio ci hanno messo in questa condizione, la faremo giovani fino a 50 anni. Esatto. Ecco qua. Ce la prendiamo. Grazie per essere stato qui con me. Grazie a te. Musica, maestri. Guarda, direi che è proprio azzeccata, vai Pier. Mio fratello si è laureato, ingegnere informatico, è geniale, è simpatico. Ha trovato lavoro. No. Parte nei bastimenti per terre d'Inghilterra. E mo? Lave piatte per terre. Bravo! Grazie Pierro. Lui modernizza tutto. Per terra in Inghilterra, effettivamente sì. Ma chi è il nostro Pulcinella moderno? Io lo conosco da anni ormai. Sì, eh? E lui è diventato amico di Luna Mattina. Bravo. Pubblicità? Pubblicità, ci vediamo tra poco. Grazie ancora Giovanni. Grazie. Confetti Maxtress. Con te nel giorno più bello. Confettimaxtress.it. Centinaia e centinaia di provini, 32 sono rimasti e inseguono il sogno di avere la loro occasione. Benvenuti alla prima puntata di Dammi un'occasione! Ed eccoli i magnifici 5 che sceglieranno i 10 che continueranno questa avventura. Con Marco Calone, Nancy Coppola, Stefania Lai, Giusy Attanasio, Enrico Femiano. E poi c'ho il mio amico di sempre, Fabio Bressa, speaker radiofonico,